Le parole d'ordine non sono nuove in terra d'Abruzzo, determinazione, grinta, tanto lavoro, spirito di gruppo. Ecco Marco Baroni che sposa il bianco-azzurro con ricette già sperimentate, del resto qualche chilometro più a sud. Il nuovo corso del Pescara è stato accompagnato nella presentazione ufficiale dal presidente Daniele Sebastiani alla presenza dell'amministratore delegato Iannascoli e dei direttori Repetto e Pavone. Marco Baroni ha ringraziato come incipit la Virtus Lanciano, puntando le attenzioni sul percorso che l'ha portato in riva all'Adriatico, nel segno ha specificato della correttezza. Baroni con Lanciano aveva un altro anno di contratto. Opinioni sul futuro non condivise però hanno portato al divorzio. Finito il campionato io mi sono incontrato con il direttore, ci siamo scambiati delle idee sul futuro, quello che poteva essere la programmazione, con onestà ci siamo resi conto che alcune cose non erano condivise e quindi in accordo abbiamo deciso di interrompere il rapporto. Un rapporto che sapevate aveva ancora un anno di contratto, ma all'interno del contratto c'era una clausola rescissoria con una penale onerosa che io, in accordo con la società, ho assolto. Poi il colloquio col Pescara che ha strizzato l'occhio a Baroni, che a sua volta ha accettato il futuro in bianco-azzurro. Il neotecnico approda a Pescara dopo un anno deludente, mantiene i piedi per terra, cercherà di proporre un calcio di idee, determinazione, casomai puntando sul 4-3-3 che tante soddisfazioni ha portato a Lanciano. Adesso ci aspetta solo il campo, il lavoro, il sudore per cercare di riportare Pescara comunque a entusiasmare la gente, a fare un calcio di coraggio, di idee, di corsa, di sacrificio e di qualità, che è quello che è l'obiettivo, che in questo momento è l'obiettivo più importante. Il Pescara è in ritiro a Pizzoferrato, dove resterà fino al 16 luglio, quando direttamente la squadra si trasferirà a Boario in provincia di Brescia per la seconda parte, che si concluderà il 28 luglio. Col calciomercato aperto, mister Baroni aspetta pedine importanti. Questa cosa qua che rimane teorica.